Sono sicuro che avrai visto un sacco di film della Disney. Tra questi c'è uno di quelli che amo di più in assoluto. Forse è proprio il mio preferito. Hercules. Questo film di animazione racconta la storia di questo giovane ragazzo che un giorno scopre di essere il figlio di Zeus. Purtroppo però, essendo stato trasformato in un mortale, non può più ricongiungersi con suo padre sul Monte Olimpo e per tornare a vivere con lui deve dimostrare di essere un vero eroe. Inizia quindi a compiere imprese gigantesche, sconfigge mostri fortissimi e diventa a tutti gli effetti il vero eroe di tutta la Grecia. Purtroppo però tutto ciò non è abbastanza per diventare un vero eroe. Però le porte del Monte Olimpo si aprono quando Ercole decide di sacrificare la propria vita per salvare la ragazza che ama. Il messaggio che il film vuole proprio mandare è questo: un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore. Ok, forse il termine eroe è un po' troppo fiabesco. Prova quindi a sostituirlo col termine uomo. La maggior parte di noi pensa che un vero uomo sia quello forte, no? Sia quello duro. Ma un vero uomo non è chi si crede invincibile e senza debolezze. Un vero uomo, al contrario, di debolezze ne ha tantissime, ma cerca sempre di affrontarle. Un vero uomo non è chi è senza paura o chi non piange. Un vero uomo, invece, ha dei sentimenti e non ha paura di mostrarli, anche nei momenti di maggiore difficoltà, nei momenti di maggiore tristezza. Un vero uomo, quindi, non è chi fa a botte. Un vero uomo è chi riesce a dare valore ad un sorriso. Chi lotterebbe contro tutto e contro tutti per i propri amici. Ma soprattutto, un vero uomo crede nell'amore.